Siamo in collegamento con Valeria Miria, un'italiana che vive a Londra, proprio nella zona in cui è caduto l'elicottero. Ci racconta cosa ha visto e ha sentito? Allora, al momento dello schianto io mi trovo a casa e mi stavo preparando. Diciamo che io non ho sentito il boato della caduta, ho sentito un rumore pazzesco di sirene a tutto spiano. Pensavo, infatti, poi ho saputo che quando sono uscita di casa c'era la Scotland Yard. E l'incidente è accaduto a 10 minuti proprio da dove vivo, sulla strada principale, Wandsworth Road. E io di solito per recarmi al lavoro prendo l'autobus da questa strada e mi sono accorta che c'era tanta polizia, non passavano gli autobus, non sapevo cosa fosse successo. E ho chiesto a delle persone e mi hanno detto che appunto c'era stato un incidente di un elicottero. Appena, C'era diciamo, fuoco, fumo, cosa, qual era la il scena fuoco che si... l'avevano appena spento perché io sono uscita di casa 40 minuti dopo l'incidente. Il fumo dal palazzo da cui è venuta giù la gru. Infatti lì sì, cioè, nel senso si poteva scorgere benissimo la rottura e veniva, diciamo, da lì, da questo palazzo, un fumo pazzesco. Quindi diciamo che in quella strada ultimamente ci sono stati molti incidenti anche di auto, per cui al sentire quella polizia, anche se mi sembrava veramente, diciamo, troppa, subito non ho potuto pensare a una cosa del genere, cioè alla caduta di un elicottero. E la C'erano cosa che ho notato è molto, i molto rottami fumo. dell'elicottero a terra o si è resa conto che c'erano dei morti, feriti? La strada era completamente chiusa, sono riuscita a vedere da lontano, vedevo più che altro, cioè, ho visto ambulanze, diciamo, con dei dottori, perché so che c'erano molte persone, soprattutto nella parte della stazione di Vauxhall, che erano sotto shock, però resti di elicottero erano già coperti da dei sacchi neri, perché avevano, quando sono arrivata io, si vedeva un fumo pazzesco e nel frattempo si riusciva a scorgere, io vedevo delle cose con dei sacchi neri, ecco, più di tanto non sono riuscita a vedere. È Qualcuno lì un ha pensato che si potesse trattare di un attentato, ha avuto questo timore? No, no, cioè c'era molta preoccupazione e molta, cioè diciamo che l'area hanno chiuso l'area in una maniera esagerata e quindi diciamo che nel senso non hanno chiuso solo l'area in cui è precipitato l'elicottero, ma hanno chiuso una vasta area. Diciamo che io poi per andare a, diciamo, sono dovuta andare a Pimlico a prendere la metro, dal ponte non facevano entrare nessuno, diciamo che quindi forse questo un po' mi appare che potessero temere un qualcosa del genere. E, una cosa, diciamo, appena sono rientrata in ufficio ho cercato di informarmi un po' sull'accaduto, su quello che hanno scritto i giornalisti, anche se loro penso che non siano, cioè, non sono riusciti ad entrare più di tanto. Appena ho attraversato il ponte, molti giornalisti erano lì a chiedermi appunto cosa avessi visto. Ho letto che parlavano di nebbia, però guarda caso stamattina c'era una bella giornata a Londra, quindi io, nel senso, quando mi sono alzata, ho guardato fuori, ho detto ah, che bella giornata, visto che le giornate a Londra sono rare, per cui questa nebbia di cui parlano, probabilmente nebbia, non, ecco, non riesco a capire da dove l'abbiano dedotto. Quindi Adesso qual è la situazione? Il traffico è tornato alla normalità? È stato ripristinato tutto o ancora no? questo non lo so perché io mi sono precipitata a lavoro, non so appunto se hanno ripristinato ancora del tutto. Non so nemmeno se riuscirò a tornare a casa perché, diciamo, dall'area dell'incidente permettevano di uscire ma non permettevano di entrare.